Buon salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review di Starridge Pink, Starridge Footy, Starridge Oscar, Starridge Rosa, insomma, ecco, chiamatelo come volete, non si ha ancora, diciamo, un nome ufficiale. Comunque scrivetevi voi nei commenti se appunto avete qualche nome ufficiale o altro. Si è meritato questa versione appunto rosa perché è il miglior realizzatore di FIFA Ultimate Team al 19 giugno, se non sbaglio, sì, mi sembra di sì, o al 29, con 80 milioni di gol. È il classico giocatore che nel momento in cui te lo ritrovi contro ti fa 6-7 gol, nel momento in cui lo usi te ne fa una partita e ti gioca male. Questo è vero, perché ve lo dico e lo dicono anche in tanti. È un giocatore che mi è piaciuto discretamente, anche se, dire la verità, io lo odio già nella sua versione NIF. In questa versione Pink, appunto Footy, come volete chiamarla, non mi è piaciuto molto di più che nella versione NIF. Ecco, non puoi migliorare un giocatore così tanto già forte e buggato, un treno così. Allora, parliamo innanzitutto della velocità. Abbiamo 91 sulla carta, che si divide con 89 di accelerazione e 92 di velocità scatto. Non puoi dire che questo giocatore non sia veloce, infatti la velocità è un assoluto pro. Passiamo ora al tiro. Abbiamo un 88 di finalizzazione che secondo me è un contro, perché si tira dietro questa finalizzazione dalla versione NIF. Ogni tanto davanti alla porta sbaglia qualcosa di troppo. Non dico che sbagli sempre, ma qualcosa di troppo lo sbaglia. Per essere un giocatore come lui, che alla fine, secondo me, meno di 200.000 crediti non andrà a costare, anche perché è una versione NIF di Starge attaccante. In questo FIFA non l'abbiamo ancora avuta, e soprattutto potenziata di 2 con queste statistiche. Poi abbiamo 80 di long shot, sinceramente non ne ho provati perché mi divertivo a scorrazzare per le difese e seminare il panico, davvero. Poi arrivavo davanti alla porta e tiravo una bomba, perché ha 86 di potenza tiro, che è l'unico pro del tiro, perché mi è piaciuta molto. Davvero, davanti alla porta tira delle bombe angolate che il portiere probabilmente non riuscirà mai a vedere. Poi abbiamo 63 di tiro a giro, che non mi è piaciuto, non l'ho inserito nei tre pro né tre contro per il semplice fatto che non l'ho usato, quindi non ho avuto la necessità di usarlo, anche perché comunque è sempre meglio tirare di potenza. Poi abbiamo 2 stelle piede debole contro, perché di destro davvero non riuscirete a fare assolutamente niente, e poi nient'altro del tiro. Abbiamo il solito tiro al volo di 78 che passa abbastanza in secondo piano. Silenziamo Messenger che mi devono rompere le palle adesso. Poi passiamo al dribbling, 86 come valore generale, abbiamo 86 di controllo palla, 89 di dribbling, 4 stelle skill, una buona agilità di 82 e un equilibrio di 67. L'agilità contraddistingue Starge, secondo me è un giocatore molto molto agile, infatti insieme alla sua velocità riusciranno praticamente a saltare tutti i difensori, anche quelli più veloci e anche quelli più fisici, anche perché ha un buon valore di fisico, anzi discreto diciamo. Abbiamo appunto un buon 89 di dribbling e poi abbiamo le 4 stelle skill che sono un pro. Quindi queste 4 stelle skill aiutano sempre di più a dribblare, soprattutto se volete magari provare il dribbling più azzardato, volete giocare spettacolarmente, ecco, volete fare il calcio champagne, ecco. Quindi il dribbling di questo giocatore è un pro. Passiamo ora al passaggio che ho messo in secondo piano perché alla fine non servirà troppo a Starage, serviva invece nella sua versione IF l'anno scorso, dove era ala destra, dove mi piaceva di più sinceramente perché avevo la possibilità anche di crossare, però purtroppo era un po' svalutato il suo colpo di testa. Allora, come passaggio abbiamo 77 di passaggi corti e abbiamo 63 di passaggi lunghi, appunto niente di che. Come vi dicevo, gli 1-2 li sanno fare tutti, i passaggi lunghi non li ho neanche provati. Finiamo appunto con il fisico, abbiamo 77 di forza fisica. È un giocatore che salta, il giocatore di fisico come può non saltarli? Nel momento in cui si trova contro un terzino, a meno che non sia un terzino molto molto forte, ma di solito i terzini forti fisicamente sono abbastanza lenti, quindi nel momento in cui è molto forte fisicamente riesce a superarlo in velocità, e nel momento in cui è poco forte fisicamente riesce a superarlo in fisico e anche in velocità, perché comunque ha 91, che è un valore molto alto. Quindi il fisico non lo inserisco né tra i pro né tra i contro, anche se ha un discreto valore. Ecco, contro i difensori centrali tende a superarli più in velocità che in fisico, a meno che non sia per esempio un Nkulu, un Matip, non lo so, dipende. Dipende anche lì dalle circostanze in cui si trova, ma tendenzialmente tende a saltare abbastanza facilmente i difensori sia in velocità che in fisico. Poi come colpo di testa abbiamo un 78 di elevazione con un valore di testa, devo dire, che non mi è piaciuto troppo.
anche perché è 78 di precisione, quindi alla fine non è un valore altissimo, non è neanche bassissimo, non l'ho apprezzato più di tanto. Anche perché Sarge, sì, potrete usarlo anche di testa, ma alla fine non è neanche troppo alto, è 1,83 m e non è un giocatore da usare di testa. È un giocatore molto noioso, a parer mio, come vedete nei contro, perché è davvero, cioè, non è un giocatore originale, è davvero un classico buggato, ma fosse Ibarbo che fa dei gol strani, no? Prendi magari un rimpallino, ti dici guarda è buggato, no, cioè veramente è un giocatore che alla fine fa sempre gli stessi gol, arriva davanti alla porta, scarica la palla. Certo, non è il miglior marcatore di football, niente, ecco, è un giocatore che i gol li fa, anche se alcune volte la finalizzazione mi ha peccato, non dico sempre, però per un giocatore del genere secondo me non va bene una finalizzazione del genere. Ricapitoliamo i pro e i contro: velocità, potenza tiro, dribbling, agilità e 4 stelle skill. Abbiamo nei flop un giocatore molto noioso, secondo me, perché è davvero molto monotono. Sinceramente non lo comprerei se costasse più di 100.000 crediti. 2 stelle piede debole e abbiamo la finalizzazione, ovviamente con le dovute proporzioni. Anche perché 6 su 10, 7 su 10, 7,5 su 10 entrano, ma per un giocatore del genere dovrebbero entrarne 9 su 10 con un 88 di finalizzazione. Il voto finale che gli do è comunque 8, perché comunque è un giocatore che i gol li fa. Peccato che non mi sia piaciuto tantissimo, ecco, però è un giocatore molto decisivo, ecco, è il classico giocatore che ti spacca la partita, poi nel momento in cui te lo ritrovi contro sono cavoli davvero amari. Per questa review direi che è tutto, spero di aver soddisfatto appunto le vostre aspettative su questo giocatore. Ditemi cosa ne pensate, se l'avete provato, ma l'avrete provato tutti perché per 5 partite la EA Sport l'ha fornito a tutti gli utenti di PC, Xbox e PlayStation. E dunque ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, pagina Facebook, gruppo, Twitter, Periscope, tutte le cose che trovate in descrizione. Ciao a tutti!